Ciao ed eccoci in questo vlog di recensioni minute nel quale volevo un attimo parlarvi delle somiglianze, delle differenze ma soprattutto dei miglioramenti che ha portato Via Magica al gioco Augustus. Il gioco è di Paolo Mori per 2-6 giocatori, una durata di circa 30 minuti e diciamo che fra il 2013 e il 2014 si è portato a casa una marea di nomination, di premi eccetera. Un gioco super titolato, adattissimo all'introdurre nuovi giocatori al mondo del gioco da tavolo, un family proprio che secondo me è adattissimo. Ne sono entusiasta perché sapete che già in passato ve ne ho parlato in maniera entusiastica. Sapete quanto mi sia piaciuto e quanto anche mi batta contro tutti quelli che dicono vabbè ma è la tombola. Diciamo che mi basta rispondere che nella tombola non c'è nessun tipo di scelta, invece in Augustus ci sono una marea di scelte, c'è interazione fra i giocatori, c'è la possibilità di combo, non tutti i gettoni hanno la stessa probabilità di uscire rispetto alla tombola, ma vabbè. Vi dico che ne ho fatto la recensione minuta, quindi avete il gameplay completo, cioè o meglio come funziona il gameplay, quali sono i punti di forza, quali sono il target di giocatori eccetera. Vi metto qua in descrizione il link, quindi potete guardarla così sapete bene che cos'è Augustus. Via Magica è sempre un gioco di Paolo Mori, 2-6 giocatori, 30 minuti e tutte le considerazioni che ho fatto in Augustus nella recensione minuta sono validissime perché il gioco lo reimplementa totalmente, ma secondo me fa dei miglioramenti incredibili. Il primo miglioramento lo vedete facilissimamente, la dimensione della scatola e la grafica sulla stessa. Diciamo che Augustus, quando lo tirate fuori con questa grafica in epoca romana, tutta un po' seriosa eccetera, potrebbe spaventare la vostra assemblea. Diciamo, non è detto che un giocatore che non ha, un non giocatore sia attratto da questo tipo di scatola, e anche il vostro dirvi ma guarda che è molto vicino alla tombola, diciamo che è facile da giocare, potreste non convincerlo, proprio perché sembra un gioco molto serio, un po' più pesante di quello che in realtà è. Un gioco comunque leggero, vi dico, di stampo family. Invece questo ve lo mettete nello zainetto, quindi non è necessario che ve lo portiate a posto, lo tenete nello zainetto, ce l'avete sempre a portata di mano, e questa grafica è già un po' più coccolosa, la scatolina carina, secondo me aiuta tantissimo a far passare il concetto che è un gioco che tutti sono capaci, perché la prima critica che vi dicono è ah, per me i giochi sono troppo difficili, solo per te è intelligentone eccetera eccetera. Questo miglioramento secondo me già abbatte la prima critica. E vediamo poi che questi miglioramenti grafici li troviamo anche nei materiali. Qua vi ho messo la tessera di riepilogo di Augustus insieme alla tessera di riepilogo di Via Magica. Vedete che già la dimensione anche qua è molto più piccola, molto più pratica da avere a fianco delle vostre cartelline. E poi queste sono le corrispondenti due tessere, diciamo in Via Magica e in Augustus. Quindi anche qua come impatto visivo, proprio qua vi dà l'idea che state facendo appunto delle pozioni, insomma che c'è qualcosa di magico, che dovete completarne tre, quindi è evidente il tre. Invece qua forse questi tre pinnoloni non è proprio così evidente. Vedete bene che sono dei punti vittoria qua nel 4. Stessa cosa per questo, quando qua completate 5 obiettivi fate 8 punti, potete decidere di prendere questo obiettivo, mentre qua ci sono le 5 stelle, insomma già a comparto grafico è un po' diverso. Inoltre qua quando estraevate dovevate dire ah, ho estratto catapulta, ho estratto le due spade incrociate, ho estratto lo scudo, tutto con questo stampo molto romano, che per carità a tantissimi piace, e per me Augustus era comunque un buon gioco nonostante questa grafica, non l'ho mai criticato per la grafica, diciamo che secondo me era un suo punto di debolezza, ecco, se vogliamo dirlo. Qua invece vedete che ci sono questi piccoli elementalini, adesso ne ho presi tre giusto per darvi l'esempio, sono elementalini, quindi anche già quando iniziate a mettere sul tavolo le cose è molto più piacevole, viene voglia di dire ah ma fammi vedere che carini questi gettoncini, insomma viene già voglia di maneggiarli. E l'altra differenza sui materiali è quella sulle vere e proprie cartelle, diciamo per tenere l'analogia con la tombola. Vedete che qua utilizzavate dei romani da piazzare sopra, qua invece avete delle gemmine trasparenti. Qua erano delle rappresentazioni appunto di alcune regioni, di alcuni materiali, di alcuni personaggi. Piazzavate i vostri miliziani lì sopra, qua invece sono dei portali, sono rappresentati dei portali. Vedete che dietro ogni portale ci sono delle tipologie di personaggio molto diverse, e queste gemmine diciamo che sono quegli elementalini che utilizzerete per aprire questi portali. Diciamo che anche tematicamente è più facile da ragionare, anche per raccontarla la cosa potete farla. Iconograficamente, anziché riferirsi solamente ai colori qua sotto, ci sono questi simbolini, quindi è anche più facile per chi ha problemi a riconoscere proprio i colori veri e propri a colpo d'occhio quali sono i set. Insomma, sul colpo d'occhio secondo me non c'è niente da discutere.
In ogni caso, il miglioramento, nonostante i materiali siano stati una buona iniziativa, non risiede solamente lì. Secondo me, il vero colpo di genio è stato nel rimuovere queste due meccaniche qua. Queste sono delle cartelle, come potete vedere, che avevano degli effetti di interazione fra i giocatori distruttiva. L'interazione rimane fra i giocatori, il sottrarsi le cartelle, il decidere chi raggiunge per primo un obiettivo, chi decide di fermarsi a un certo numero di portali aperti. Quindi c'è comunque interazione, c'è tensione fra i giocatori, si percepiscono gli altri al tavolo, ma è un'interazione indiretta, diciamo, vi daranno fastidio ma non scombineranno i vostri piani, al limite li anticiperanno. Questi invece li distruggevano, cioè questo poteva distruggervi una vostra cartella completata, quindi magari avevate fatto fatica, era la prima, oppure ve ne mancava poi una sola per completare e vincere il gioco. Questo vi portava indietro di tantissimo, continuando a portare a casa dei punti per chi la giocava, e questo addirittura vi rimuoveva degli omini dalle vostre cartelle. Quindi era un'interazione molto distruttiva, molto frustrante da questo punto di vista. Diciamo che chi trovava queste tessere qua doveva per forza prendere perché erano davvero impattanti sul gioco. L'altra meccanica era questa, semplicemente perché secondo me era facilmente dimenticabile, cioè su alcune tessere vedete che c'è questo grano e questo oro. Se lo vedevate, diciamo, bisognava conteggiare chi aveva più grani o più oro in quel momento e prendeva questa tessera. Quindi, se fossi stato io a prendere la prima tessera con il grano, tenevo questa. Il prossimo che completava la seconda tessera col grano me la sottraeva. Quindi erano 5 punti che si muovevano. Il problema qual è? È che bisognava guardare questi disegni e non è una cosa che fate, anche perché sì, sono evidenti, ma il disegno, vedete che qua. Per esempio, ci sono tante cose, dopo un po' vi passa in secondo piano, quindi era un qualcosa che si dimenticava, ci si accorgeva nel corso della partita e quindi, boh, appesantiva il tutto. Quindi, tolto questo e tolto questo, il gioco è diventato molto più fresco, molto più divertente e molto più centrato, secondo me, sul target family. Diciamo, dal 2013 sono passati 7 anni, il gameplay e tutta la scuola del game design è andata avanti e ha scoperto quali sono le cose che possono migliorare l'esperienza. Queste l'hanno fatto. In conclusione, questo Via Magica l'avevo visto a Cannes all'inizio di quest'anno. Sono molto contento che Olifante 2 l'abbia portato anche in Italia. E niente, a questo punto spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie per decidere tra Augustus e questo Via Magica. Canto mio, come vi dicevo, manderò in pensione, diciamo così, Augustus per tenermi sotto mano questo nuovo giochino. Con questo quindi ho finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!